Ciao, speriamo che l'ottava volta sia la volta buona, perché non ne posso più di sto video. I saldi d'Hacienda, ho preso delle cose in saldo che sono state messe al 50% sui saldi, per cui su Instagram ho già messo le foto, tremenda 75. Vi ho fatto degli spezzoni dove vi faccio vedere indossati, solo che stupidamente ho fatto prima gli spezzoni, ho sudato come una belva e poi faccio il video, per cui sono... Va bene. Il primo giro che ho fatto... Da, per chi non sa, non ho mai visto il logo, è questo. Ha questo logo qua, ha anche uno shop online che ti permette di fare il reso la prima volta gratuitamente. Noi abbiamo preso una volta una giacca per Marco, ma avendo due negozi, uno all'Adige e uno al Verona 1, preferiamo andare in negozio perché magari la maglia è corta, questo è largo, questo non si finisce più con le spese di spedizione. Guardo se sto registrando perché poi va via la luce e basta. Le cose sono state acquistate in due volte, il più grosso la prima volta perché ovviamente appena iniziato il 50% già sui saldi, la volta dopo non c'era più niente, però sono riuscita a trovare ancora qualcosa e ce l'ho lì ancora con le etichette e tutto quanto perché volevo farmela vedere e così adesso la lavo, forse riuscirò anche ad usarle. Allora, non so poi come le metterò in ordine, se riesco a metterle in ordine come ve le faccio vedere alla fine, vedete in ordine i capi, non lo so. Prima cosa, volevo farlo oggi, no, adesso comincia a cadere, arrivo, adesso comincia a cadermi la roba e siamo a posto. Prima cosa, ci tenevo a fare il video oggi, perché domani devo fare un dolce e toglierò lo smalto, ovviamente, perché io non faccio da mangiare con le robe da impastare, eccetera, con lo smalto sulle unghie. Questa bellissima casacca che è in tinta con lo smalto. Questa, allora, è fatta così. Lo scollo ha la manichina che arriva al gomito, ma appena con i fiocchetti in fondo, il buchino qui così, e dietro è in maglina, davanti è tipo camicina. Adesso sono le 7 di sera, sfaseranno un po' i colori. Costava 15 euro, l'ho messa a 6 e io l'ho pagata 3 euro, perché poi sul prezzo che vedete qua dovete fare il 50%. Ed è indossata, è molto carina. Adesso da che parte le butto, che poi continuo a ripetere sempre quello. Questa invece c'è solo una cosa che ho pagato 6 euro, sappiatela, per cui tutto il resto sono 4,50 3 euro. Costava 9 euro, l'hanno messa a 6, l'ho pagata 3 euro. Questa casacchina che non è rossa ma è un rosa fucsia, anche in foto esce un colore strano, ma è un rosa fucsia, ha la manichina corta, ha il buchino nella manica sopra con i fiocchetti ed ha l'elastico nello scollo ed arriva in vita, un po' più sotto della vita. Prezzo ve l'ho già detto, sì, dai che ce la puoi fare. Nella taglia, questa era nelle taglie conformate, perché io sono nel limbo tra la taglia normale e la taglia normale ci arrivo 5-5 volte stretta e nella taglia invece quelle conformate ci sto larga, per cui evviva, questa costava 19, l'hanno messa a 4, io l'ho pagata 2. È una felpina che poi non è neanche una felpa, ma sembra blu, ma è bianca, non sembra azzurrina in videocamera. Con i polsini alle maniche e anche nel fondo, non è in felpa, ma è leggerina in maglina a cotone ed è bellissima. No, non è cotone, ho guardato prima nei tanti video che ho rifatto. È viscosa al 95% e 5 elastane, forse. Poi questa no, da 12 euro, l'ho messa a 9 euro, l'ho pagata 3. È un cardigan senza bottoni, tipo melange, ma è maglina con la manica lunga, ovviamente, con il cappuccio. Lungo fino a quasi al ginocchio, metà coscia, lo vedrete meglio indossato. Un altro cardigan che devo lavare assolutamente perché mi serve. Bianco. I miei ometti stanno giocando con la PlayStation. Per cui ho chiuso la porta, ogni tanto si... Mi sa che questo è quello che mi si è staccata l'etichetta adesso. Anche questo l'ho pagato 3 euro, l'etichetta si è staccata di là in bagno. Mi fanno morire sti cosi pieni di polvere, mi fanno morire. Comunque lunga fino alla coscia. Eccola. Ogni video che ho fatto. C'era uno starnuto. Scusatemi, cioè non posso farci niente, l'allergia mi fa morire. E davanti alla particolarità che rimane comunque questa balza, diciamo così. Comunque la vedrete bene Penso che non me la caverò con uno solo, di starnuto. E tutta la polvere dell'abbigliamento. Fantastico. Questo è quello che ho pagato 6 euro, costava, adesso vi dico qua, non finisco, 19, l'hanno messo a 12, l'ho pagato 6 ed è un vestitino tipo prendi sole,
così, davanti alle balzette così, ha la fantasia così, poi in fondo cambia, va in orizzontale. Io l'ho preso per metterlo con una camicia così a maniche corte in jeans, un giubbino in jeans, perché comunque le spalle scoperte, i braccioni scoperti un po' mi danno fastidio. Adesso in teoria rinfrescherà, per cui io spero di poterlo portare così. E poi tutta una serie di calzini, perché chi ha figli sa benissimo che i calzini non sono mai abbastanza per i bambini, perché cosa fanno? Allora, il mio tra i pantaloni che ci va scivolando alla Risky Business, cos'era il film con Tom Cruise, ci va in scivolata di qua e di là con la chitarra, altre cose, o anche alla McFly di Ritorno al Futuro, mi sa che fa quella roba lì, non lo so, comunque va avanti indietro a scuola nel corridoio perché l'ho visto, e non ho capito, cioè hanno le scarpe, vanno a scuola, non tolgono le scarpe, vengono a casa con i calzini sotto marroni, ma il fondo del sottopiede delle scarpe è blu. Qualcuno mi spieghi questo mistero? Comunque, o sono spaiati o si perdono, io li ritrovo qua in cameretta seppelliti da qualche parte, che poi ho sempre i singoli, e vabbè, non sono mai abbastanza, per cui considerate il prezzo che hanno messo loro 2 euro, e il 50% ho pagato 1 euro, i fantasmini in vari colori a righe. Poi, non so se mi ci mette anche il naso, questi li ho pagati 1,50 euro, fantasmini neri, perché li voleva come mamma e papà. Questi li abbiamo pagati 1,50 euro, sono dei calzini normali con questa fantasia qua. Che condanna che ho io questi vini, cioè non riesco, adesso anche il naso che non, sono qua che cerco di starnutire, mi sa che è giusto in italiano. Adesso correggetemi, come minimo, aspetto. 1,50 euro anche questi, però le bambine hanno un sacco di fantasie, sono riuscita a trovare questi con la pizza, le lattine, i donuts o donuts e gli hot dog, sempre 1,50 euro. Poi l'altro giro che ho fatto successivamente, sono riuscita a trovare questo che costava 19, l'hanno messo a 4, l'ho pagato 2 euro, è metà sintetico, però va messo con una canottiera sotto perché come vedete è trasparente, però 2 euro assolutamente sì. Mio marito è riuscito a prendersi due sciarpe 1,50 euro l'una in cotone, queste 100% finiscono così, e anche questa qui sempre 100% cotone e finisce sempre così, le porta in inverno e sinceramente mi piace un sacco, comunque le sciarpe lo preferisco piuttosto delle sciarpone classiche. E io mi sono presa altre sciarpe, anche queste 1,50 euro, perché costavano 3 euro, le hanno messe a 3 euro. Una è questa, queste sono sintetiche però, a me non è che interessa molto perché magari metto 2 giorni poi le lavo e si asciugano al volo anche d'inverno. E questa, sempre 1,50 euro. E se non strappiamo qualcosa, qui i giochi di mio figlio. E questa che fate conto che non è azzurrina negli spazi vuoti, ma è bianca. Sì, bianca, cioè un po' sfasato il colore in videocamera. Un altro mazzetto di calzini che era sempre da 1,50 euro, che era sotto tutto quanto. Adesso stoppo perché devo andare a sfiammare il naso. Yeah! Dopo 150 starnuti forse riesco, o sternuti riesco forse ad andare avanti a fare il video. Potevo anche controllare come si diceva esattamente. Non in saldo, sempre d'azienda, ho preso questo paio di pantaloni color cipria elasticizzati, sono morbidissimi, cioè sono leggermente elasticizzati e sono aderenti. Adesso volevo dirvi anche perché non sono in jeans, sono 25% cotone, 65% e cos'è? Liocello, non c'è la traduzione in italiano, e 9% poliestere. Non vi so dire che materiale ha, ma si è mai sentito. Sembra tipo un jeans morbido, comunque questo color cipria, 25 euro, non so se l'ho detto. Sono tentata di andare a prenderli anche blu, ci sono anche bordeaux, è un altro colore che non mi ricordo. E io avevo già delle casacche che adesso ormai a forza di viaggiare da una stanza all'altra sono stropicciate, mi toccherà ritirarle. Non in saldo anche queste, però costano, considerate che costano dalle 9 alle 12 euro. Sto guardando cosa che spunta da dietro, ah, è la montagna di roba. Ho preso questa casacca che avevo già, e che loro anche in negozio l'hanno abbinata con questi, ah, questa cosa qua dietro, questo è il davanti, e dietro ha questa cosa con un fiocco, e già loro in negozio l'abbinavano con questi pantaloni qua, che comunque ci stanno benissimo. Andiamo ad attaccarla qua. E poi questa casacca
ho fatto fuori le macchinine di mio figlio. Questa casacchina che è il davanti è questo invece, che ha le manichine corte, non so se si capisce, ok? E il davanti è questo buchino qua con il bottoncino, va giù un po' larghina, e anche questa, che non si vedrà un ciuffolo, questa luce è la sua morte. Poi, niente, cioè questa maglia non vuole stare sull'appendino, cioè, mamma mia, cioè voi rendetevi conto, 6-7 video dove la maglia continua a staccarsi, il naso continua a stare a snocciolare, sudo, ho voglia di fare il video e pubblicarla, bella finita. E questa casacchina è sempre 9-12 euro, che va giù dritta, dietro ha il buchino, lo scollo così, qua ha l'elastichino nelle maniche, che sono lunghe, che le fa tipo a sbuffo, che a me piace un sacco addosso. Quando mi prende a volte certe cose, devo prendere e partire a comprarmele perché mi piacciono, mi pare. Ah no, questo. Poi, non erano in saldo neanche questi, e uno l'avevo preso, ho dimenticato il giacchino. È il giacchino Melange, ve lo faccio vedere attaccato nel video, c'è il giacchino Melange che non l'ho preso con questi saldi qua, ma credo di averlo preso nei saldi invernali. L'ho comunque pagato 6 euro, una miseria, adesso era 6 euro scontato al 50, per cui lo vedrete, è un giacchino Melange in maglina, lo vedrete nel pezzo che vi attacco. Questo vestitino qua l'avevo preso, è aderente, però ha la vita un po' che non segna praticamente, e è un po' svasato tipo in fondo. Io in una storia ci facevo il giro tondo con la gonnellina che si alzava, una cosa indecente, vero? Tanto avevo le calze anche. E dietro è così, che arriva comunque indossato, arriva qua sotto la schiena, ed è molto carino. Ci avevo abbinato delle scarpe azzurrine che avevo trovato da Bata, riesco a volte a trovare delle scarpe che ci stanno benissimo, e questo credo che lo metterò in un'occasione, speriamo. Ecco le margheritine, ed è simile, molto simile, perché in vita è uguale e va giù sfasato, arrivano al ginocchio poco più, però questo davanti ha lo scollo così, fate conto che poi nella foto lo vedrete che insomma, visto così sembra piatto, invece addosso fa tutto, segna proprio bene la figura. Non c'entra niente con C&A, ma erano in saldo e le metterò con quel vestitino con le margherite, non mi interessa niente se ci sta o non ci sta, questo non è un video fashion, vi faccio vedere gli acquisti. 29,90 questo popò. Oh, qua si riescono a vedere anche i colori dei glitter, dai, non è malvagia la luce, non si vedevano la differenza tra i glitter nelle altre stanze. 29,90 è leggermente in vellutino qua, ci ho già messo il plantare per vedere se riescono a non scivolare fuori, perché io ho i piedi magrissimi, cioè nonostante la mia corporatura io ho i piedi stramagri, lunghi perché è un 41 andante 42 e magri, io scivolo fuori da tutte le scarpe, e queste sono quelle che metterò, e credo le metterò 10 minuti, e gli ho detto con la mia amica, li metto 10 minuti, cioè non so se riuscirò a portarle più di 10 minuti, lei mi ha detto sì, ma 10 minuti da divina, mi ha fatto ridere, da divina, sì, se riesco a non cadere come una cosa, come una gazzella. Baci e abbracci, no, 29,90 sempre, questa ha voluto Marco che me la comprasse, gli ho detto borse, belline non ne hai da cerimonia eccetera, si può tenere chiusa che poi risulta così, oppure la potete tenere aperta se insomma avete tante cose. Ha una cerniera qui davanti, una cerniera si chiude in mezzo e un'altra cerniera qui dietro, la sto usando anche in questi giorni qua per andarci in giro e la trovo molto comoda, nonostante sia piccolina per il mio standard, insomma. Spero che sia la volta buona, spero di non aver fatto le mie solite papere, la luce è quella che è, ma i vestiti ve li ho fatti con la luce buona, per cui dovrebbe andare bene. Un bacione, ciao! Allora, questa è la casacchina indossata, non riesco, anche i jeans sono C&A, li avevo presi un tempo fa, non in saldo, ne ho preso anche un altro paio più scuri. Ah, le unghie in tinta della maglia. Altra casacchina. Vedete, riaperto la felpina indossata, scollo così, il maglioncino indossato, ovviamente è trasparente, ci va una camotta sotto e sto soffrendo. Il cardigan a felpa con il cappuccio sportivo, che io tanto porto con le scarpe da ginnastica.
e l'altro cardigan bianco, vedete che è fatto così sforzante. Ovviamente io porto aperto, cioè non andarci in giro così, tranquillo, morbido. La camiciola, che non era in saldo, ma se non mi sbaglio costava 9 euro, lo scollo particolare con il bottoncino, abbinata con i pantaloni cipria, che poi ho preso altre cose che avevo da abbinare sempre a questi pantaloni, un'altra casacchina, e vediamo se indossato si vede di più la ricciatura qua, un elastico che però fa le maniche così, che in teoria sta bene, che sono bene questi con i pantaloni cipria, che non riesco a farvi vedere. Anche questa sui 9-12 euro, con la particolarità della questa cordina dietro che sta, li ho presi dopo i pantaloni, fatalità, sta benissimo, matcha perfettamente con i pantaloni cipri. Ultimo ma non ultimo, il vestitino, poi non so neanche come li metterò in ordine, il vestitino, vado indietro, vado indietro, vado indietro. I calzini magari si vedono, che ho preso da mettere principalmente con la giacca sopra, che comunque a me non piacciono tutte le spalle scoperte, che è così,